Non c'è ancora una soluzione definitiva sulla vicenda della bonifica dell'amianto in diverse città, nonostante gli allarmi e gli interventi. Uno dei casi più in vista riguarda Nocera Inferiore, dove i numerosi capannoni industriali che ancora restano in città non sono stati del tutto messi a posto. È il caso del complesso industriale Galano. Da anni i residenti in diversi momenti hanno chiesto di rimuovere le lastre di Eternit che coprono i tetti dei capannoni, operazione portata avanti a singhiozzo e mai completata. Una situazione simile è presente comunque in altre zone della città. Da diverso tempo la polizia locale sta lavorando su questo fronte. Al momento non esistono dati certi sulla presenza di amianto non solo sui capannoni industriali, gran parte di essi riconvertiti in depositi, ma anche sui tetti dei palazzi costruiti negli anni passati. Un altro problema riguarda le risorse messe in campo per fronteggiare un'emergenza di cui si parla poco. Secondo le notizie che abbiamo raccolto, un solo uomo effettua controlli, sopralluoghi ed interventi non solo sul fronte dell'amianto, ma anche nelle problematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente. L'amministrazione comunale sembra comunque intenzionata a mettere in campo una task force capace di affrontare con maggiore energia la questione ambiente.